Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! Buongiorno, bentornati in questa nuova puntata di Giochi Spam! Giochi Spam! Giochi Spam, oggi andremo a parlare di un nuovissimo gioco, ma prima di iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, mettere like, tutte queste cose qua che dovete fare sempre! Quindi mi raccomando ragazzi, oggi andremo a parlare di un nuovo gioco che ogni tanto, credo spesso, avete visto in giro nelle pubblicità, così magari prima di un video, in mezzo a un video, quando volete aprire un post e vi si apre prima la pubblicità. Bello, ce piace sti post pubblicità de sti giochi. E quindi che fate ragazzi? Che fate? Perché voi nelle pubblicità vedete sempre le cose più belle, le cose più fighe. Ma sarà davvero così? Sarà davvero così? Poi o vai a scaricare magari è una cacata. Hai perso tempo, spazio del telefono, perché quando poi o scarichi il gioco o vuoi cancellare il telefono dici ah no no non to l'hai cancellato ma lo spazio te lo lascio occupato e tu la rosichi, capito? Quindi prima di iniziare tu te vedi sto video e andiamo a parlare oggi di Brandon Riddle. Che sarebbe Brandon Riddle? Quello che avete visto sicuramente, le pubblicità in giro, dove te fanno vedere le immagini e ti dicono chi è il tipo di quella, oppure chi è tra le persone, chi è il ladro, chi è la persona che ha questa cosa, capito? E tu ci devi pensare, ma sarà lui, però così lì per lì a dire può essere una cosa così che te può far interessare, diciamo. Però andremo a vedere, sarà davvero così? Andiamo subito a vederlo. Allora, iniziamo subito ragazzi con questo gioco, vedi, Brandon Riddle. Non va a ser volume che è un po' troppo magari. Bonus giornaliero, c'è già bonus giornaliero. Vabbè, sì, sono d'accordo. Punti mente, vabbè. Quindi, che succede? Devo cliccare qua, parto da qua. Gioca. E giochiamo. Chi è la ragazza di Adrian? C'è il tempo, c'è Stabo. No, per il tempo non c'è. Quindi chi è la ragazza di Adrian? È il mio ragazzo. È il mio ragazzo. Ah, lui? Boh. Come fai di chi è? Come fai a capire sta cosa? Cioè, me butto, facciamo B. Come mostra il tempo? Ma perché? Vabbè, mostra le tue prove. Ah, l'idea. Ah, cuore. Ah, sì, vedi, sull'albero c'è scritto A, cuore M. Quindi A di Adrian, cuore M di Mary. E l'ho detto prima, ho detto Mary. Mi stava buttando, ho detto a cazzo. Però mi sono buttato. Mostra le tue prove. Ah, ecco, bisognava cliccare sopra. Ottimo. Pubblicità. Di nuovo pubblicità. Che palle raga sta pubblicità. Allora non sei palle, iniziamo malissimo. Iniziamo malissimo con sta pubblicità, eh. Allora, se blocca sta cosa, eh. Finisce. Oh, che ragazzo romantico. Poi allora, se clicchi su riscuoti t'appare un'altra pubblicità, t'appare. Quindi non cliccare su riscuoti, ma vai avanti. Andiamo avanti. Gioca. E giochiamo. Chi è il padre? Allora, qua non c'è bisogno di andare a vedere. Chi è il padre? Secondo me il padre è il tipo con la maglia viola, perché sul quadro c'è sta un altro con la maglia viola. Quindi metto mostra le tue prove. Esattamente, è lui. Come no? Come? Perché mamma fangu ha messo la maglia viola, nonno ha messo. E lui era. Oh, di nuovo sta pubblicità, raga. No, senti, iniziamo malissimo. Allora iniziamo malissimo raga, iniziamo male. Allora produttori dei giochi, avete rotto il ca,
Ok, raga. Oh, e basta. Andiamo su. No, che pa. Che poi non siamo manco skippati. Devi aspettare che passino i secondi per poterla togliere, capito? Che palle, oh. Vedi? Non te la famo. Oh, se clicco su riscuoti, te esce un altro video. Ancora. Andiamo avanti. Andiamo a vedere. Gioca. Allora, chi è sposato? Ma io che cazzo ne so. Allora, chi è sposato? Perché dovrebbe essere sposato? Allora, secondo me, quello sposato. Ma perché? Ci deve essere un indizio, ci deve essere. Io mi butto a cazzo, ma ci deve essere un indizio, ci deve. Non è che si vede la fede, scusa. L'indizio quale sarebbe? Allora, io mi butto, raga, io mi butto. Mi butto e vado sul B, perché magari sta guardando i biglietti pensando alla sua moglie. Ok, quindi vado su B, mostra le tue prove. Sconto famiglia, sì! Mamma mia, raga, a culo, a culo! Tranne per la pubblicità, che ogni volta che fai di nuovo un livello ti esce un'altra pubblicità. Basta! Ancora una pubblicità. Che palle. No, raga, non se può, non se può. Però voi la dovete assorbire insieme a me la pubblicità. La dovete assorbire. Non è giusto che me la assorbo pure io. Pure voi che stai a guardare il video te devi assorbire la pubblicità. Sì. Allora, finita pubblicità. Chiudiamo. Oh, anche a me servirebbe una vacanza con la famiglia. Beata a te. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. L'ultimo gioco, livello 4. Raga, livello 4. Si decide la cosa. Si decide se è bello o no. Vabbè, andiamo avanti, gioca. Chi è il vincitore? No, ho vinto io, no, ho vinto io. Quale sarebbe? Secondo me il vincitore è il numero 7, perché la faccia del cavallo è più stanca. Invece quella del primo è bello fresco. Cioè, oddio. Però boh, quella faccia del 7 rispetto alla faccia del cavallo che è più stanca. Quindi io vado su numero 7. Quindi B, mostra le tue prove. Faccia del cavallo. No, non va. Se clicco sulla faccia del cavallo non va. Perché? Ah, qua c'è la cosa che ti dice usa il suggerimento. Guarda l'immagine del photo finish. Dove cazzo sta l'immagine del photo finish? Il 6! E che cazzo ne devo cliccare sul coso là che non si sa, Quindi è il 6 il vincitore. Ah, è giusto. Vabbè, comunque. Oh, no, no, no. Oh, non ci siamo capiti. Di nuovo la pubblicità. No, che palle. Ogni volta sta pubblicità, raga, non se può. Non se può, raga. Troppa pubblicità. Oh, ogni livello c'è sta. Come a quell'altro gioco. Questo gioco è come a quell'altro. Però, almeno rispetto a quell'altro, questo gioco, capito, te fa un po' pensare, capito? Dice, me, quale può essere il tipo così, chi può essere il vincitore? Vedi, te fa un po' ragionare rispetto a quella. Quindi, è un punto a favore. Però la pubblicità, raga, non avete rotto perché. Togliamo la pubblicità. Oh, nessuno ricorda i secondi, ma tu hai vinto, perciò ti ricorderanno per sempre. Vabbè. E niente, ragazzi, avete visto sto gioco Random Riddle, dove devi capire chi è cosa, che è cosa che ti dice, chi è il padre. C'è un gioco dove ci devi un po' pensare. Però effettivamente è ciò che fa vedere nello spot. Ancora stiamo continuando ad andare sulla scia di quelli che ti fanno vedere le cose giuste nello spot. Bene, mi piace. Tranne per la pubblicità, ragazzi, che è qualcosa di devastante. Niente, raga, troppa pubblicità. Troppa! E quindi io lo volete giocare? Se lo volete giocare, ci dovete fare l'abitudine a tutta sta pubblicità. E che almeno quell'altro gioco, però quell'altro gioco, se tu la pubblicità non la volevi, pagavi e la pubblicità non te la faceva vedere. Sto gioco invece manco de poi sta, ta devi sopra la pubblicità, ta devi beccare bella tutta, anzi ta becchi pure di più se clicchi sul coso sul pulsante giallo grande, come te avete visto, avete ancora di più la pubblicità. Quindi
pubblicità, no, proprio, proprio bannata, pubblicità proprio esageratamente troppa. Beh, bellezza del gioco mi piace, quindi rispetto all'altra volta che ho dato proprio un 1 proprio schifoso per pubblicità, questo gioco si merita un bel 2 su 4, raga, ci sta, il gioco ci devi un po' pensare, ci devi ragionare qualcosa. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto sto gioco scrivetelo nei commenti, se già ci giocate scrivetelo nei commenti, se non ci volete giocare perché la pubblicità è troppa scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video di Storie Incredibili. Ciao cari.